Tre mesi e mezzo dalla pronuncia della sentenza in Cassazione sono passati e ancora mancano le motivazioni su quello che poteva essere l'ultimo capitolo del processo sulla strage ferroviaria di Viareggio del 2009. Ancora non si conoscono gli elementi che hanno spinto i giudici supremi ad escludere l'aggravante dell'incidente sul lavoro, facendo cadere in prescrizione i reati di omicidio colposo per 13 imputati e rinviando ad un appello bis a Firenze l'imputato numero 1, l'ex amministratore delegato di Ferrovie, Mauro Moretti. Il dispositivo dell'8 gennaio scorso ha inoltre escluso dalle parti civili i rappresentanti per i lavoratori alla sicurezza, gli RLS, oltre a condannarli a pagare 80.000 euro di spese processuali. Per questo i familiari delle vittime di Viareggio ancora una volta si sono mobilitati, stavolta per raccogliere contributi di solidarietà. Oggi un presidio di fronte al comune di Viareggio. Fra loro anche Riccardo Antonini, ferroviere licenziato da FS per aver prestato consulenza ai familiari durante il processo. Noi abbiamo lanciato immediatamente una campagna il 30 marzo per sostenere questi nostri delegati, attivisti, impegnati in questa battaglia su Viareggio, e la sottoscrizione sta andando molto bene, ci sono una risposta al di là delle nostre migliori previsioni. La concluderemo il 1 maggio questa sottoscrizione nel caso che abbiamo raggiunto l'obiettivo. Noi la riteniamo subito una sentenza vergognosa perché calpesta le 32 vittime, i loro familiari, 11 anni ininterrotti di mobilitazione, due sentenze di primo grado e d'appello. Sicuramente sono in grande difficoltà a dover giustificare una sentenza che è inaccettabile da ogni punto di vista.